Coppia fa spesso rima con scoppia. Se poi però non ci sono i cocci, qualcosa non quadra. È Voce del verbo amore di Andrea Manni. Action! All'inizio del film c'è una battuta che si infrasente mentre loro escono dalla sala udienze. C'è uno degli avvocati che dice: ma su via, non faccia così, si ricordi di quando l'amava. E quindi credo che raccontare l'amore sia bello e, come dire, possibile di vari punti di vista. Questo è un punto di vista, come diceva stamattina Maurizio, in qualche modo ottimista, che una storia che sembra che stia per finire, invece i nostri protagonisti lottano e alla fine si mancano così tanto che non possono fare a meno che tornare assieme. Action! È mai possibile che per fare quattro salti in allegria ti dovevi proprio separare? Ma te li potevi fare almeno due conti prima, no? Io non lo spreco il mio tempo con te! Ho una vita sessuale che neanche ti immagini, ne faccio di cotte e di crude! Ma qual è la differenza tra voler bene e amare? La differenza tra voler bene e amare è che se tu vuoi bene a qualcuno, puoi farne a meno. Ma se ami qualcuno, non puoi vivere senza. Giorgio Pasotti e Stefania Rocca, sposati da anni e genitori di due figli, si separano consensualmente, ma è come se non si lasciassero. Restano legati da un filo, una traccia di qualcosa che è più forte della noia, delle incomprensioni e della voglia di evadere. Di più, sono gelosi della vita sentimentale dell'altro da litigare come una coppia vera. Ora si separeranno realmente? Action! Quello che poi uno cerca di fare quando ci si separa è di essere amici, no? Proprio perché appunto abbiamo questo rapporto forzato che ci costringe a vederci, però allora decidiamo di essere amici. In realtà è anche quella una finzione, perché se poi tu non mi dici che hai un'altra relazione, ovvio che io divento gelosa. Ho raccontato il mio personaggio, eh? Se non l'aveste capito. Parola alla difesa. No, ma giustamente da separato hai la tua storia, ma lui certo, nulla lui, da dire, no? Beh sì, anche perché è ineccepibile, uno, due si separano in un'amicizia, uno altrimenti fa la sua vita. Che separazione è? Che separazione è? Poi si sta insieme. Quindi lui fa anche lui i fatti suoi, cercando di costruirsi una vita, divertendosi a modo suo. Sì, ma perché non me lo dici però che ci porti i figli? È un discorso che ti fai gli affari tuoi, è un discorso che porti i miei figli a giocare con lei. Ma chi è? Ma la conosco? È vero, ma quindi è capitato una volta. Sì, dicono tutti così. Action! E tu che ci fai qui? Ho accompagnato mamma per la spesa. Con la mamma? Qui? Sì. E tu cosa ci fai qui? No, ci fai tu qui. La spesa. Ah, la spesa. La spesa qui, in questo supermercato. È un supermercato, un normalissimo supermercato. Con Alessio poi. Con Alessio? Ma che vuoi, non posso fare la spesa dove mi pare? Ma non farla finta tonta, sai benissimo che in questo supermercato si viene a rimorchiare. Più che squallore. No. Ma questo è il famoso supermercato! Questo è il famoso supermercato! Ma sei ridicola, sei! Smettila! Sarà forse perché il loro amore non si è esaurito, è solo cambiato? Forse perché loro sono cambiati, cresciuti, diventati consapevoli di ciò che è importante. Quattro matrimoni alle spalle. Il soggetto di Voce del verbo amore è stato scritto da uno che ne sa qualcosa. Il pluriconiugato Maurizio Costanzo. Action! La coppia non è la soluzione, la coppia è il problema. Le cose sono due, o stai da sola, o decidi di stare come un funambolo su una corda tesa. E si può cascare da un momento all'altro.